Cari amici, ben ritrovati. Allora, in questa seconda parte andremo subito a trattare nello specifico l'accennata precedentemente dottrina delle quattro età. Avevamo citato nel precedente video i nomi di René Guénon e Julius Evola. Iniziamo con la narrazione evoliana e nel precipuo ci vogliamo appunto riferire per questo argomento alla parte seconda, della grande opera rivolta contro il mondo moderno. Ecco qua. Quindi vi leggerò alcune parti del capitolo riguardante la dottrina delle quattro età, nella parte seconda dell'opera intitolata Genesi e volto del mondo moderno, parte seconda. Allora, la forma più nota nella dottrina delle quattro età è quella propria alla tradizione greco-romana. Esiodo parla appunto di quattro ere, controsegnate dai metalli oro, argento, bronzo e ferro, inserendo poi fra le due ultime una quinta era, l'era degli eroi, che però si vedrà aver solo il significato di una parziale e speciale restaurazione dello stato primordiale. Anche la tradizione indù ha la stessa dottrina nella forma di quattro cicli chiamati rispettivamente Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga, cioè età oscura, insieme all'immagine del venir meno in ciascuna di esse di ciascuno dei quattro piedi o sostegni del toro simboleggiante il Dharma, la legge tradizionale. E qui passiamo dalla tradizione induista alla tradizione iranica. La redazione iranica è affine a quella ellenica. Le quattro età sono conosciute e controsegnate da oro, argento, acciaio e mescolanza di ferro. Ecco, qui c'è una nota. L'insegnamento caldaico riprende tale veduta quasi negli stessi temi. Abbiamo appunto accennato nel video precedente di questa comunanza di tradizioni presso tutti i popoli della terra. Anticamente tutti i popoli della terra avevano le stesse credenze, la stessa fede. In particolare, più recentemente si incontra l'immagine del carro dell'universo come una quadriga che, condotta dal Dio Supremo, è trasportata in una corsa circolare da quattro cavalli raffiguranti gli elementi. Le quattro età corrispondono al successivo prevalere di ciascuno di tali cavalli, che allora trascina con sé gli altri, secondo la natura simbolica più o meno luminosa e rapida dell'elemento di cui esso è la figurazione. Passiamo alla tradizione ebraica. Per quanto in una trasposizione speciale, la stessa concezione riappare nella tradizione ebraica, nel profetismo, parlandosi di una statua splendente la cui testa è d'oro, il cui petto e le cui braccia sono d'argento, il ventre e le cosce di rame, le gambe e i piedi di ferro ed argilla. Statua che rappresenta nelle varie parti così divise quattro regni che si succedono a partire da quello aureo del re dei re, che ha ricevuto dal Dio del cielo potenza, forza e gloria. Se per l'Egitto si sa già della tradizione riferita da Eusebio circa tre distinte dinastie formate rispettivamente da dei, semidei e mani, in ciò può aversi l'equivalente delle tre prime età, da quella dell'oro a quella del bronzo, di cui sopra. Passiamo anche agli Aztechi, quindi alle civiltà precolombiane.
Così pure, se le antiche tradizioni azeche parlano di cinque soli o cicli solari, di cui i primi quattro corrispondono agli elementi e nei quali, come nelle tradizioni euro-asiatiche, figurano le catastrofi del fuoco e dell'acqua, diluvio, e quelle lotte contro i giganti che vedremo caratterizzare il ciclo degli eroi, aggiunto da Esiodo agli altri quattro. In ciò si può ugualmente riconoscere una variante dello stesso insegnamento di cui, peraltro in altre forme, più o meno frammentariamente, si può ritrovare anche fra altri popoli il ricordo. All'esame del senso dei singoli periodi è opportuno premettere qualche considerazione generale, in quanto la concezione in questione sta in aperto contrasto con le vedute moderne circa la preistoria e il mondo delle origini. E qui sappiamo appunto della tesi antidarwinista di Evola, come un po' di tutti i tradizionalisti, quindi contro l'evoluzionismo e via di seguito. Ricordo di uno stato primordiale di immortalità, unitamente all'idea che, quindi riprende il discorso iniziale di questa credenza, di questa fede comune un po' a tutti i popoli, una rivelazione. Quindi il ricordo appunto di uno stato primordiale di immortalità, unitamente all'idea che la legge della morte è intervenuta in un momento determinato e, a dir vero, quasi al titolo di un fatto contro natura o di un anatema. In due testimonianze caratteristiche, come causa della caduta, è indicato il mescolarsi della razza divina con la razza umana, in senso stretto concepita come razza inferiore, tanto che in certi testi la colpa è paragonata alla sodomia, al congiungimento carnale con le bestie. Da una parte vi è il mito dei Ben Elohim, o figli degli dèi, che si unirono alle figlie degli uomini, facendo sì che alla fine ogni carne abbia corrotta la sua via sulla terra. Dall'altra vi è il mito platonico degli Atlantidi, concepiti parimenti come discendenti e discepoli degli dèi, che per il loro ripetuto unirsi agli umani perdono l'elemento divino e finiscono col lasciar predominare in loro la natura umana. Ecco, qui abbiamo Platone nel Critias. Per epoche relativamente più recenti, la tradizione nei suoi miti è ricca di riferimenti a razze civilizzatrici e a lotte fra razze divine e razze animalesche, ciclopiche o demoniche. Sono gli Asen in lotta contro gli Elementar Wesen, sono gli Olimpici o gli eroi in lotta contro giganti e mostri della notte, della terra o dell'acqua. Sono i Deva, Ari, sorti contro gli Asura, nemici degli eroi divini. Sono gli Inca, i dominatori che impongono la loro legge solare agli aborigeni della madre terra. Sono i Tuatha De Danann, che secondo la storia leggendaria dell'Irlanda si affermarono contro le razze mostruose dei Fomori, e così via. Su tale base si può anche dire che, se l'insegnamento tradizionale ricorda come substrato anteriore alle civiltà create da razze superiori, ceppi che potrebbero anche corrispondere ai tipi animaleschi e inferiori dell'evoluzionismo, l'evoluzionismo è però caratterizzato dall'errore di considerare tali ceppi animaleschi come originari in assoluto, mentre essi lo sono solo relativamente. E
e di concepire come forme di evoluzione, forme di incrocio, presupponenti l'apparire di altre razze superiori biologicamente e come civiltà venute da sedi loro proprie, razze che, sia per la remota antichità, come il caso per quella iperborea o per quella atlantide, sia per fattori geofisici, non lasciarono che tracce ardue a ritrovarsi da parte di chi si basi sulle sole testimonianze archeologiche e paleontologiche accessibili alla ricerca profana. E poi prosegue con l'uomo di Neanderthal, è scomparso misteriosamente da un lato, e le razze che sono apparse dopo di esso, l'uomo Aurignac e soprattutto l'uomo Cro-Magnon, che presentano un tipo superiore tanto che vi si può riconoscere già il ceppo di molte delle presenti razze umane e che quindi appunto non possono essere considerate come forme evolutive dell'uomo di Neanderthal. Lo stesso può dirsi per molti popoli selvaggi ancora viventi. Essi non si evolvono ma si estinguono. E quindi per la razza di Grimaldi, lui dice qui. Il loro civilizzarsi non è una evoluzione ma quasi sempre una brusca mutazione che colpisce le loro possibilità vitali. Infatti per la possibilità di evolvere o di decadere esistono dati limiti. Vi sono specie che conservano le loro caratteristiche anche presso a condizioni relativamente diverse da quelle a loro naturali, altre invece in tal caso si estinguono oppure subentrano mescolanze con altri elementi nelle quali in fondo non si ha assimilazione né vera evoluzione. Per il risultato di queste mescolanze vale piuttosto qualcosa di simile ai processi considerati dalle leggi di Mendel sulla ereditarietà. Scomparso nel fenotipo, l'elemento primitivistico si mantiene come una eredità latente, separata, capace di ripullulare in apparizioni sporadiche, però sempre con carattere di eterogeneità rispetto al tipo superiore. E via di seguito. Ora qui sulla dottrina delle quattro età mi interessava fare un cenno anche a quella dei popoli germanici. Ecco, lui all'inizio appunto evola una parte che ho tralasciato, che volevo però per completare appunto il discorso. Appunto si parla di una idea di recresso, di una caduta, da stati superiori originari gli esseri sarebbero scesi in stati sempre più condizionati dall'elemento umano, mortale e contingente. Un tale processo involutivo, ecco, avrebbe preso inizio in tempi lontanissimi ed il termine eddico, quindi l'antica tradizione germanica, Ragnarok, oscuramento degli dèi, è quello che meglio lo caratterizza. Né si tratta di un insegnamento che nel mondo tradizionale sia restato in una forma vaga e generica. Esso si definì invece in una dottrina organica, ritrovabile essa stessa con un largo margine di uniformità nella dottrina, appunto, ripetiamo, delle quattro età. Un processo di decadenza graduale lungo quattro cicli o generazioni, tale è tradizionalmente il senso effettivo della storia e però anche quello della genesi di ciò che in universale abbiamo chiamato mondo moderno. Questa dottrina potrà dunque servire da base a quel che segue. Ecco, nel prossimo video, cari amici,
parleremo invece di quell'altro grande personaggio che è René Guénon, attraverso la lettura dell'opera di Gaston Georgel. La salute sia con voi. Un caro saluto da Umberto Salmeri.